Repubblica di San Marino con i Tamburini che hanno aperto questa serata qui in piazza Federico II di Iesi. Bene, 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 bene. 23esima edizione del Palio. E adesso, come detto, insomma, passavamo dalla musica all'arte della guerra, all'arte del combattimento. L'associazione Onlus, il sorriso negli occhi di Iesi, operante da oltre un decennio sul nostro territorio, sostiene con importanti donazioni diverse realtà locali a favore di minori che vanno dai 0, quindi piccolissimi, fino ai 14 anni, che versano in magari difficoltà economiche o sociali oppure difficoltà diagnostiche. E ovviamente dopo l'esperienza dello scorso anno con la taverna Risus, che è proprio alla mia destra, dedicata principalmente ai bambini presso il complesso scolastico Mestica, anche quest'anno l'associazione è presente nella speranza di raccogliere i fondi necessari da devolvere ai bambini che ne avranno più bisogno. Questa sera il Sorriso negli Occhi offre a tutti i presenti uno spettacolo degli armati, la Compagnia della Buona Morte, che metteranno in scena l'investitura del cavaliere e a seguire ci sarà anche un combattimento. Invito tutte le persone presenti a sostenere questa realtà, che è composta da amici che hanno il piacere di dedicarsi ai più deboli con passione e facendo veramente tanto volontariato. I sorrisi migliori, le gioie più grandi nascono proprio laddove calde lacrime hanno lasciato solchi di dolore. Io adesso chiamerei qui vicino a me il presidente dell'associazione Sorriso negli Occhi, Emanuele Pierandrei, che so che deve dire due parole, quindi il microfono ad Emanuele. Buonasera a tutti, buonasera. Quest'anno abbiamo deciso di fare la taverna dedicando a un tema che sono cavalieri e dame, proprio perché comunque sia ci sembra molto attuale del fatto che l'onore del cavaliere, il fatto che dovesse comunque difendere i più deboli, soprattutto rispettare le donne, sia molto attuale. Quindi quest'anno l'abbiamo dedicato alla taverna, a questo tema. La taverna, che è aperta anche domani, sia pranzo che a cena, che trovate qua alla destra, devolverà il ricavato quest'anno alla scuola Mestica proprio, anzi al comprensorio Lotto, e la quale utilizzerà questi fondi per comprare tutte quelle attrezzature che purtroppo non riescono ad acquistare normalmente, ma che servono per la didattica e per insegnare ai bambini. Io vi ringrazio e spero che andate a vedere il nostro sito, che è www.ilsorrisonegliocchi.org. Spero che qualcuno di voi possa fare anche una piccola donazione oppure fare 5 per 1000. Trovate tutte le indicazioni sul sito. Buona serata e buono spettacolo a tutti. E buonasera, arrivederci. Grazie Emanuele. Adesso so che c'è qualcun altro che deve parlare, ha un microfono in mano, quindi allora. Prego, so che devi leggere una cosa molto importante. Adesso ci sarà l'investitura, come abbiamo detto, c'è prima l'investitura, poi ci sarà un combattimento. Allora, in questo caso i ragazzi hanno pensato di così far diventare protagonisti i bambini, e infatti l'investitura sarà magari meno tecnica, meno, se volete, anche spettacolare, no? Ma sicuramente più sentita, più emozionante, perché saranno proprio i bambini che faranno, è più alta la spada di lui, guarda, che faranno l'investitura. Quindi se loro sono pronti, io direi di accoglierli intanto con un applauso, perché insomma sono, adesso non guardate questi due un po' più grandicelli, diciamo, ma concentratevi sui bambini, perché sono loro i veri protagonisti. Quindi vediamo, anzi ascoltiamo l'investitura dei bambini e poi ovviamente ci saranno i combattimenti. I cavalieri erano figli di nobili e aristocratici che, non potendo ereditare il patrimonio di famiglia in caso di diritto di maggiorasco, venivano fin da piccoli indirizzati alla carriera militare. Non si tratta di semplici soldati o combattenti, quando piuttosto di
che incarna valori, virtù e ideali esemplari basati sul rispetto, l'onestà e la difesa dei più deboli, delle donne e dei bambini. I cavalieri sono i primi destinatari dell'indicazione laica, impartita dal tutore che si porterà non più nei monasteri e nelle abbazie, ma la farà luogo nel castello e nelle corti frugali. Fin da bambino, all'età di 9-10 anni, il futuro cavaliere verrà sottratto alle cure della sua famiglia e condotto presso un'altra corte o castello, dove rimarrà fino all'investitura. All'inizio di questa formazione, il futuro cavaliere è un paggio, in seguito, a circa 14 anni, diventerà scudiero. Il carattere della formazione è pratico, basato sull'allenamento e sull'esercizio fisico ed è finalizzato ad acquisire abilità militari e virtù sociali, degne delle classi di cui i giovani cavalieri fanno parte. I giovani cavalieri vengono educati al rispetto dell'amore e dell'onore. L'investitura si celebra intorno ai 20 anni e conclude il percorso formativo del cavaliere. La cerimonia ha assunto nel tempo il carattere di un rito complesso, molto legato all'aspetto religioso, e viene celebrato durante la Pasqua e la Pentecoste. La sera prima del rito di investitura, il giovane doveva fare un bagno di purificazione e indossare una tunica bianca come simbolo di purezza, un manto rosso come simbolo del sangue che avrebbe riportato per proteggere i suoi popoli, per il suo popolo, una tunica nera come simbolo della morte che non teneva. Trascorreva quindi la notte prima della cerimonia in una cappella, pregando con il suo padrino. Al mattino, dopo aver indossato i suoi abiti migliori, il futuro cavaliere si ritrova in chiesa, dove ad attenderlo c'erano il vescovo, il castellano, i parenti e tutti i luoghi locali. La cerimonia aveva inizio con il cavaliere che si avvicinava al vescovo, portando con sé la spada che il vescovo aveva poi venduto. Dopo la benedizione della spada, il cavaliere, come il giovane aveva fatto da scudiero, prendeva la spada e lo copriva tre volte sulla spalla, pronunciando le parole dell'investitura. In nome di Dio, di San Michele e di San Giorgio, io ti faccio cavaliere. Il giovane cavaliere veniva colpito con uno schiaffo dal suo ventre e questa sarebbe stata l'ultima offesa ricevuta senza chiedere soddisfazione con il duello. La cerimonia proseguiva con il cavaliere che giurava sul Vangelo di rispettare il trono, proteggere i deboli e gli indifesi, difendere la casa solo lui e combattere tutte le giustizie. A termine della cerimonia il cavaliere riceveva il dono del cavallo ed era pronto a compiere il suo dovere. E adesso, dopo il momento dell'investitura, è il momento dove vedrete la bravura e la maestria di questi ragazzi nei combattimenti. Allora, prima ho visto un po' di prove e devo dire che, insomma, come si dice, è anche abbastanza pericoloso, perché vedrete anche voi le scintille che fanno le spade quando si incrociano oppure quando colpiscono uno scudo, e quindi hanno veramente grande maestria nell'usarle, perché sono spade a tutti gli effetti che se colpiscono possono veramente far male. Quindi adesso si preparano per questa parte dedicata proprio al combattimento, a delle dimostrazioni di come ovviamente durante le battaglie si scontravano le forze, le opposizioni, gli eserciti di una nazione magari rispetto ad un'altra, e ovviamente vinceva chi aveva tra i propri armati, tra i propri cavalieri, i personaggi più forti, più temerari. Adesso c'è la preparazione, ovviamente, perché come dicevo prima è pericolosa la cosa, perché in realtà sentirete quando colpiranno le spade, sentirete proprio il rumore del metallo, vedrete, come dicevo prima, anche le scintille. Questa dimostrazione che non parliamo di armi, diciamo così, giocattolo, sono delle vere e proprie spade, quindi bisogna prestare la massima attenzione e la massima concentrazione per evitare problemi di qualsiasi tipo. C'è la
Sistemazione dell'elmo. Ok. Ci siamo, credo. E quindi siamo pronti per questa dimostrazione, per questo momento dedicato alla battaglia. E quindi l'applauso di tutto il pubblico. Adesso il combattimento con le spade infuocate. Thank you.
che è pesantissimo indossare l'armatura e queste spade. L'applauso, l'applauso, lo voglio più forte. Allora, so che il presidente voleva fare un ringraziamento, lascio il microfono ad Emanuele. Ah, un ringraziamento grandissimo alla compagnia della buona sorte, morte, perché loro hanno fatto questo spettacolo per noi, per l'associazione, e quindi un ringraziamento veramente, veramente grande. Grazie a tutti, grazie. Grazie, l'applauso fortissimo perché...